Salve a tutti amici e ben ritrovati, io sono Smitterry ed eccoci qui per un nuovo episodio di Death Stranding, state con il nostro caro Sam Bridges, Sam Porter Bridges. Allora, nel scorso episodio abbiamo incontrato Emily, anche se in realtà lei non è proprio lei fisicamente, Emily che è figlia della presentessa Bridges e che quindi ha preso il posto come simbolo della Bridges per portare l'unità nei Stati Uniti, o meglio nelle UCA, nelle Città Unite Americane. Ovviamente ha chiesto a Sam di poter continuare il lavoro da iniziato, visto che è stata catturata dai terroristi. Libera di muoversi, ma è sempre ribloccata. Non so cosa vuol dire questo, visto che anche il suo corpo sarebbe nel Death Stranding, sarebbe nella spiaggia. E quindi, diciamo, non è realmente viva, almeno non si riesce bene come se la si possa definire. E infatti, visto che si trova lì in quella spiaggia, lei non può invecchiare. Rispetto a Sam, si riconosco, cioè Sam è un po' più invecchiato, lei è ancora giovanissima. E dobbiamo capire cosa potremmo fare, cioè, cosa dire a Sam. Andiamo con il nostro caro BB, il piccolino, gioiuzza bella. Guarda che bello. E Delman ci ha detto BB un po' sistemando, visto che era difettoso su qualche cosa, perché ha detto che forse per la prima volta un BB insieme a un portatore Dooms, cioè cellule particolari che possiede Sam, che permette di recepire o di vedere, o addirittura altre cose, poi vedremo le CA. Mi ci ha detto stavolta BB e quello di Doom può stare bene tranquillamente. Ma io direi che possiamo alzarci, visto che altro non ce la fa, penso Sam voglia anche tu alzarsi. Ho visto anche le attrezzature che abbiamo noi, vari tipi in base anche al lusso, tipo arancione per smaltire i corpi, la ne nero dovrebbe essere smaltire. Missione di, come dire, di sorveglianza, mentre rosso non mi ricordo. Invece questi qua, grigio, blu, è il classico che serve. Cambiamo il secondo, no? Ah, posso anche cambiare. Perché in realtà questo blu serve per le spedizioni classiche. Abbiamo il Karin Masker Ludens, non abbiamo niente. Va bene. Io direi che possiamo iniziare questa avventura e quindi andiamo avanti. Bando alle ciance, ragazzi, e che viaggio inizio. Let's go! Vediamo un po' come potremmo uscire da qui in qualche modo. E allora abbiamo una mossa, no grazie. Altro terminale. Sì, dai, andiamo, Sam. Sam, andiamo. Dai, su. Eccoci qua. Mio che noi andiamo a finire in quella città lontana, nella costa pacifica, parte della California del Sud, perché abbiamo cercato di unire i punti, perché hanno una rete chirale che permette di essere connessi, ma sono, diciamo, offline. Devono essere attivati per, anzi non attivati, ma in realtà connesse fra la città, fino ad arrivare alla costa pacifica, dove lì sarà Emily, e noi dobbiamo cercare di liberarla. Ma che devo fare qui? Mi scusi, ordini, non c'ho ordini ovviamente, dati, non c'ho niente da fare, via. Devo cercare di uscire. Regione orientale, preparativa, effettuare una consegna. Sono pronto, possiamo andare, signori. Mi faccio che la fate la doccia di nuovo. Non mi fa più doccia, mi sento pulito, adeguato. Ah, ora abbiamo anche bagno in piedi, bagno seduto e poi doccia. Là c'è lo specchio, non ci interessa. Beh, possiamo andare? Possiamo andare, non mi fa andare. Sam, dai, andiamo. Vediamo se devo mettere qualcosa. Un po' capire come poter poi uscire. Andiamo, questo no. Beh, se non ci riusciamo a uscire dalla stanza, mi sono sapere, ho capito. Già, iniziamo la grande.
nuovo ricercatore che tenta di svelare i segreti della spiaggia e del Death Stranding, oltre a quelli dei emersi e delle tubes. La doccia nella tua stanza è progettata per la decontaminazione chirale. La materia chirale danneggia la secrezione ormonale e il sistema nervoso. Esiste una correlazione tra l'esposizione e la comparsa di fobie, nonché nei casi peggiori di impulsi violenti e suicidi. Si pensa che la contaminazione da chiralium sia la causa della comparsa delle dooms. Inoltre queste docce hanno un altro scopo: la raccolta di sangue, capelli, fluidi e altri rifiuti corporei. Servono a monitorare in modo non invasivo la tua esposizione al chiralium e al tuo stato di salute. E poi, lo ammetto, ci danno la possibilità di studiare la tua fisiologia unica dal momento che sei un riemerso. Allora, hai avuto modo di rifletterci? È zeppo di chiralium, ma chi è dotato di dooms lo può portare. È tutto quello che ti serve per ricollegare il mondo, per renderci di nuovo uniti. Sono un corriere. Non mi interessa collegare il mondo, né creare dei nodi. Ma farò il necessario per aiutare Amelie. Sam, ascolta. I terminali che i seguaci di Amelie costruirono nelle città che attraversarono andando verso ovest sono definiti nodi. L'infrastruttura esiste, ma la rete chirale non è operativa. In questo momento può solo trasmettere comunicazioni vocali, talvolta via cavo, talvolta wireless, e piccole quantità di dati. E se i dati non sono immagazzinati in loco, i chiralgrammi non appariranno. Amelie e gli altri membri della Bridges che hai visto non sono che chiralgrammi generati da dati locali, in caso non lo sapessi. Tu non devi far altro che trovare un nodo, collegare il Cupid e ristabilire le comunicazioni chirali. Una volta collegato il Cupid al terminale, potrai dare avvio a un'enorme e istantanea trasmissione di dati con la rete Luca. E in un attimo saremo di nuovo connessi non solo con gli altri, ma con il passato. Tutti i dati frammentati e perduti saranno raccolti e ricostruiti. Sarà come riportare in vita i fossili dei dinosauri. $4.6 miliardi di storie della Terra. Tutta la conoscenza perduta dall'avvento del Death Stranding sarà di nostro dominio. Ed è così, amico mio, che lo sconfiggeremo. Una volta ristabilite le comunicazioni chirali, generare chiralgrammi non sarà difficile. E potrai usare le stampanti chirali. Così, tra non molto, potremo inviare ogni genere di cose attraverso la rete. Ma niente di originale. O che abbia un'anima. Niente di reale. Soltanto copie. È vero. Ed è per questo che ci serviranno ancora corrieri come te. Prima e dopo la riunificazione ci serviranno uomini d'azione. Il riposo fa male, no? Già, beh, l'ozio è il padre dei vizi. Trovi i dettagli al terminale per le consegne. Vai a controllarlo di sopra. Il carico ti aspetta lassù. Queste scarpe ne hanno fatta di strada, a quanto pare. Che ne dici? Le butto via? Fermo. Aspetta.
C'è una cosa che devi controllare. Quei cosi reagivano al mio sangue, e più di una volta. Reagivano come? Che vuoi dire? Non lo so. Hai analizzato il mio sangue? Dimmelo tu. D'accordo. Vedrò che posso fare. Bene, così inizia la nostra avventura con Sam Bridges. Accetto un nuovo incarico, ok. Hai visto come... Scusate, ecco qua, tema terminale. Va bene, ok. Le cose. Sam, qui è Dayatma. Il tuo obiettivo attuale è ampliare la rete chirale da qui fino a Port Knot City. Ma non pensare di poterlo fare tirando dritto. Il segnale non è abbastanza forte. Per coprire la distanza dobbiamo utilizzare dei nodi. È un po' come legare delle corde tra loro per fare una fune più lunga. Il primo di questi nodi è una stazione Bridges. Dai un'occhiata all'ordine. Consegna quello che vogliono e collega il Qubit. Bene, come fare noi è unire le varie città con la rete chirale, così che si possa anche non solo riunire le città nella connessione più forte, ma anche cercare di comprendere il passato, comprendersi, diciamo, e restare coesi, se che uniti può essere più forte con il passato, si può raggiungere, faccio l'ordine intanto, si può cercare di, diciamo, raggiungere un modo per sconfiggere Death Stranding. Mi sembra che è una cosa che non si capisce, ci accettiamo? Sì. Usciato, ok. Sono mi soldi anche nella parte. Leggi. Vabbè, ok, sì. Dammi qua. Seleziona. Accetto odio. Ok. Allora, fammi intelligenti. Poi sulla schiena, poi agganci sulla tuta. No, sulla schiena ovviamente. Sam. Per questo incarico ti ho fornito una scala e una grazie. Corda. Saranno utili per i dislivelli più scoscesi e puoi usare la scala come ponte di fortuna in caso dovessi guadare un fiume. Guadare? Immagino che adesso starei pensando a come gestire quest'ordine. Allora, c'è da avere un po' di... la tuta scala qui. Aggancia la tuta. Questa scala no. Facciamo così, diciamo. A mano no, a mano. Ma tutto sulla schiena, sì, tutto è meglio. Certo è pesante, però così almeno siamo più equilibrati. Proprio aspettiamo scala. Aggancia, metti la mano privata, no, scarica, no. Aggancia tutto. Ok. C'è un po' di equilibrio, ci va, perché è buono anche equilibrio. È possibile? Ok, va bene. Confermiamo. Quindi fino a cercare di collegare le città creando questi nodi, legare questi nodi, dare più forza al segnale ovviamente. Ordine assegnato.
Siamo 23 kg, che possiamo farci? Ma mi sa che come il sangue mi fa male, ci ha visto come quando lo c'ha, come sono il sangue. E sto fisso qua, quindi questo è che si può usare il sangue di Sam, potrei Dooms come armi. Chi lo sa, poi vedremo in caso dopo. Però adesso andiamo alla città. E ancora. Sam. Hai ricontrollato tutto, immagino. Sì. Apri. Marco di. Cos'è questo? Allora, abbiamo qui urina. E bellissima, ragazzi. Scala. Poi c'è il chiodo di arrampicata, scala, molte scale, benissimo. Va bene, ok, grazie. Modifica luogo, però io direi prima, mettiamo nullo, ok. Nullo. Vediamo un po' dove dobbiamo andare, quanto è distante. Dobbiamo andare, ci sarà andata anche la montagna in mezzo. 1200 metri. Quindi ragazzi, io metto il segnale qui, se posso. Ok, e non lo usciremo dopo quando sarà arrivato il link, se c'è stato qualcosa di sconvolgente, ci risintonizzeremo prima, quindi a dopo. Bene ragazzi, siamo nella città di... come si chiama? Lock City, siamo pieni di roba, che non dove sta da... Ho dato tantissime cose e poi è anche difficile anche spostarsi perché ovviamente dobbiamo cercare di tenere l'equilibrio, non rovina niente. Sì, calma. Avevo anche dei punti per... ti consiglio di mettere tipo la corda o la scala per... un attimo. Che succede? Premo RB per scannerizzare la topografia. Ok. Scannerizza. Ok, mi sono messo vicini. Quanti ci sono? Ci sono altri pacchi che invadono noi, ci trovano molti pacchi sparsi per la città, per la zona, e quindi sono anche riportati indietro. Questo ci darebbe più, diciamo, più mi piace. Dovremmo essere degli ottimi corrieri Amazon, insomma. Detto sì, qua è tutto, è un Amazon Simulator. Però quello che mi chiedevo è davvero una cosa, cioè, com'è possibile che Amelie sia in prigione? Cioè, lei può scappare da voi, cioè, lei non ha uno spirito in sé. Tengono lei, diciamo, in... diciamo, bloccata, che lei sì, si può muovere facilmente, ma deve stare lì. Perché? È molto strana questa cosa. Io devo dire di... Se sciopere quei pacchi, ok, ma in caso io da lì andiamo a città con la scala. Ma sì, mi sa che siamo vedo pieni di roba. Non è che possiamo ancora, mi sa. Mettere in equilibrio. Che non corriamo, lasciamo stare. Davvero è molto strano questa cosa di Amelie, eh. Senti qua. Siamo al limite. Come facciamo ora? Devo fare una cosa, voglio bere qualcosa, tipo questa bella bevanda energetica. Come fa con colà? Giusto? Quando si viene bagnata dalle una pioggia o altra acqua. Ok, cercavo di prendere una scala magari, oddio, e come posso alleggerirmi, scusate. Penso che possa fare qualcosa, no? No, non mi dice nient'altro. Niente, allora facciamo, mettiamo la scala lì, cerchiamo di arrivare subito alla città. Ok, dai Sam. La scala, sì. Equipaggio. Neanche posso usare la scala, forse. Sono troppo carico, ragazzi. Chi me l'ha fatto fare? Ok. Cioè, non posso lasciare niente indietro qui, magari. Destino è carico, ecco. Allora. Carico smarrito. Ecco. Siamo qua più pesanti. Disponete ovviamente il carico. Sì, non può fare. Perfetto. Perfetto, siamo stati da solo, perfetto. Grazie gioco che fai queste cose da solo. E possiamo mettere la scala. Voglio la scala. Ok. Oh. Per l'altro possiamo sulla spalla. Però non possiamo mettere la scala, non questo può mai. Che cosa usare le scale come ponti?
Sono già così carico. Gioiosa bella. Carico libro, caricare qui, ce la fai. Mamma mia, raga, veramente. È lo sto delle forze. Ho dovuto caricarmi troppo. Perché anche se dispongo diversamente, ovviamente. Devo cercare di fare qualcosa, allora. Adesso ne carico. Carico 63XLM, che 15. Che possiamo togliere? Magari abbiamo questo. Che sono 12 kg di tuoi in più. Proviamo a togliere qualche scala, però scavo su servizi. Se vale da bridge, no. Altre sfide da bridge, dove che ne ho altri. Ma non peso niente. Chiodi, no. Scala. Da togliere questo. Porta a mano. No, sono sempre carichi. Scarica. Ok, e lasciamo lì nell'acqua. Mi dispiace tanto per quel carico lì, ma insomma. Ecco, ora posso anche arrampicarmi. In capo poi tornerò dopo, cioè, ci passerò. So che è qui. Però almeno così siamo alleggeriti un poco, direi. È poco il potere davvero. Comunque, noi ci vedremo. Calma, ti calma di sempre. Te ne conosco le scale di scuola. Che sono molto utili per me. Calmati, 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 calmati. Tieni equilibrio. È la scala? Sotto la scala? Veramente la scala. Seleziona. Eccola. Qui in alto, puoi fare. L'acqua profonda no. Forse siamo qui. Spero un attimo ci andiamo dopo quando abbiamo fatto tutto. Quindi a dopo. Non sarebbe male essere rimpiazzato per un giorno. Per poco. Consegna carico. Grazie. A tutti noi manca Central Knot City. Nessuno sapeva cosa significasse per l'organizzazione, o per le UCA, o per noi. Ma l'ossitocina ha un effetto calmante, ci aiuterà. Non ci vorrà molto a rimetterci in pista. Diamo un'occhiata. Fantastico. Grazie di nuovo. Mi sembra tutto a posto. E spero che presto lo sarà anche la stazione. Sono 2,5 stelle. Comunque io non capisco se posso mettere poi cariche in più. Sono esse. Non capisco se sono state cariche in più nella mia metto privato e poi posso farli ritrovarli in un'altra madietta in altra città. Dovrei un po' sta cosa. Comunque non dobbiamo farlo, sono corriere, ok. Va bene, grazie. Grazie di vederci. Tu sei con la seconda squadra, no?
Dove sono gli altri? Morti nella voragine. Non ci credo. Li ha fatti fuori tutti. E poi hanno mandato te da solo? Cioè, se fosse solo una consegna, pazienza. I corrieri ne passano sempre, ma... La seconda squadra doveva portarci il Cupid per collegarci. Sono 3 anni che aspettiamo aiuto. 3 anni! E mandano una persona sola. Merda, merda, merda! Dimmi che non hai portato solo l'ossitocina. Ho il Cupid. Tu? Sul serio? Allora è vero, sono riusciti a farlo funzionare. Bene, allora potresti essere la risposta alle mie preghiere. Beh, che cosa aspetti? Agganciaci a quella rete. Collegamento a Capital Not City confermato. Sta succedendo davvero, come aveva promesso Amelie. Potremo fare quello per cui siamo qui. Ehi, sei diretto a ovest, vero? Ci sarà un sacco di gente felice di vederti. Immagino proseguirai fino alla costa. Il che vuol dire che vedrai Amelie in persona. Bella cosa, gran bella cosa. Io non l'ho mai incontrata, ho solo visto i suoi holomessaggi durante la prima spedizione. Beh, comunque, fai attenzione per strada. È pieno di persone cattive là fuori. Forse sono più di quelle buone. Ma non c'è bisogno che te lo dica. Grazie, Sam. Collegando quella stazione secondaria alla rete chirale, l'hai messa in contatto diretto con noi di Capital Not City. Bene. E ora? A ovest della stazione ci sono un paio di strutture create dalla spedizione precedente. E più avanti c'è la tua nuova destinazione, Port Not City. È sul lago di un cratere formatosi dopo la prima voragine. Il tuo obiettivo è collegare Port e Capital Not City. Ma per farlo dovrai utilizzare le nostre strutture come stazioni aggiuntive. Sono essenziali per stabilire un buon collegamento. Considerate la distanza da coprire. Stiamo pensando di utilizzare un centro logistico e una centrale energetica. Se vuoi sapere dove iniziare... Comincia dal centro logistico. Dobbiamo giusto consegnare un carico. Controlla il terminale per raccoglierlo. Ben fatto. Nuovo ordine disponibile. Accedi al terminale delle consegne per ulteriori informazioni. Beh ragazzi, mi è costato la mia città. La vostra città sarà un po' più distante di questa. Per fare quindi collegare anche l'altra nuova città, dovremo collegare altri 2 terminali. Sono un centro logistico e un centro energetico. Però questo è nel prossimo episodio, quindi io vi do a lasciare un like, a commentare e dire la vostra. Che se avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, se c'è notifiche dei video che usciranno. E vi ricordo che siamo su Twitch, dove fare live, e su vari social come Twitter, Instagram, Facebook, così per sapere di più sul mio lavoro. E tra questo ragazzi, al prossimo episodio, la prossima di Terry, basta, chiudo!